Bentornati, questa sera facciamo un bel unboxing. Ho preso un nuovo accessorio per il multistrada. Eccolo qua. Si tratta di una borsa waterproof da mettere sul sellino e adesso andiamo ad aprirlo. Allora, non facciamo danni. Eccola qua. Via. Eccola qua, ragazzi. Borsa da 20 litri. Waterproof, morbida. Vediamo un po' com'è. Eccolo qua, primo impatto, si presenta molto bene, i materiali sembrano buoni, adesso devo un po' capire come si apre, come... Ah ok, è proprio una sacca, dentro ci sono le varie cinghie per fissarla sul sellino, posso usare anche come zaino. Un'altra cinghia. Sì, sembra buona, è anche sfoderabile a quanto pare. Sì, buono. Adesso mi prenderete per un morto di fame, ma questa borsa l'ho presa su AliExpress, praticamente questa della Ugly Bros. Praticamente è l'imitazione della Kriega, che è identica, solo che la Kriega costa 100 e passa euro. Quindi adesso facciamo un test con l'acqua, vediamo se entra qualcosa o se non entra niente. Ecco, adesso sto provando a metterla sotto l'acqua, uso il soffione a mano della doccia così di avere un getto più simile possibile alla pioggia. Spargo un po' di acqua dappertutto, cercando di bagnarla il più possibile. Adesso lo apriamo. Mi sembra che tenga abbastanza l'acqua. Possiamo sgocciolare un po'. Torno in studio così la ispeziono bene con la luce. Controlliamo l'interno, vediamo se è entrato qualcosa. Ma a primo impatto sembra che abbia tenuto, non mi sembra di vedere gocce d'acqua. Cioè, probabilmente questo bianco è lo strato impermeabile. Proviamo a togliere questo bianco. Sicuramente quello bianco è lo strato impermeabile, invece quello nero esterno non è impermeabile. E infatti possiamo vedere che sul bianco qua esterno c'è un po' di umidità, però dentro sembra asciutto. Esatto, confermo che dentro è bagnato, ma lo strato impermeabile è questo bianco, questo che è all'interno della sacca, e sembra asciutto, completamente asciutto. Borsa pagata $22,40 più varie spese, spedizione, importazione, quello che ne consegue, contro la Kriega, che sarebbe quella originale, 20 litri, $125, anzi sterline. Vedremo in moto se sarà una cosa fruibile o una cazzata, lo sapremo solo usandola seriamente in moto. Comunque sembra, a guardarla così, sembra ben fatta, bei materiali, anche le finiture sembrano abbastanza buone, le cinghie con gli attacchi in acciaio, è anche carina esteticamente, quindi ci sta per $22,40. Poi ci sono le varie versioni, c'è quella da 10 litri oppure da 30, io ho preso quella da 20 così tanto per provare, casomai faccio l'upgrade con le altre due che si formerà un bel valigione enorme. Poi sono tutte
componibili, quindi una attaccabile all'altra. Bene, adesso andiamo in garage e proviamo ad installare la borsa sul multistrada. Allora, abbiamo riempito la borsa con dei cuscini e una coperta, tanto per vedere com'è l'ingombro pieno carico. Insieme alla borsa viene dato anche una tracolla per usarla tipo come zaino. Vediamo qui i ganci rapidi da tracolla. Tutta una serie di cinghie per attaccare la borsa al sellino della moto. Ora vi farò vedere come si procederà per attaccare la borsa. Come prima cosa sganciamo il sellino del passeggero dal resto della moto. Così facendo si accede alla zona del sottosella del passeggero. Per quanto riguarda il multistrada non è presente un telaietto in ferro, almeno a vista, quindi l'azienda produttrice della borsa consiglia di collegare le cinghie attraverso i maniglioni e poi unire due cinghie per fare una unica cinghia e farla passare sul sottosella. Quindi attacchiamo la prima cinghia sui maniglioni. Ok, la prima l'abbiamo posizionata, poi andremo a stringerla una volta fissata la sella. Adesso procediamo con la seconda. Anche la seconda fissata. Adesso ho già preparato le due cinghie unite che andremo a sistemare qui nel sottosella. Queste sono le due cinghie unite. L'azienda produttrice della borsa consiglia di tagliare il pezzo in più, però io non lo faccio perché non si sa mai. Ok, adesso rimontiamo il sellino. E ora mettiamo la borsa. Andranno agganciati le cinghie posizionate prima con queste altre cinghie con ganci in acciaio. Quindi andranno una qua, un'altra qua davanti, così. E l'ultima dietro, sempre lato scarico. Il procedimento per agganciarle: basta infilare la cinghia in acciaio nell'occhiello, spostiamo, poi andremo ad aggiustare la tensione attraverso questa qua. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte, qui c'è quello per tenere fermo la cinghia, agganciamo anche quelle davanti, una, dall'altra parte due, anche qui aggiustiamo la tensione delle cinghie, una, e due, ed eccoci qui, borsa fissata. Questa, ragazzi, è la borsa Ugly Bros che ho acquistato su AliExpress, impermeabile, waterproof, 20 litri. Vi lascio il link in descrizione. Per il momento è tutto e non ci rimane solo che provarla in viaggio. Quando il tempo sarà migliore. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!